Buongiorno, oggi è giovedì ed è il 6 ottobre del 2016. Continuiamo a parlare dello Spirito Santo, continuiamo a parlare della persona più straordinaria che esista sulla faccia della terra. Alleluia. Perché lui è la persona più bella, più incredibile, più entusiasmante che esista sulla faccia della terra. Si chiama Spirito Santo. Lui abita dentro di noi. Lui abita dentro gli esseri umani, lui è stato mandato per rendere disponibile il regno di Dio sulla terra. Gesù introduce questa persona meravigliosa, la persona dello Spirito Santo. Come abbiamo parlato nei giorni precedenti, abbiamo visto alcuni versetti di Giovanni 14. E continuiamo con questi aspetti della natura e del carattere dello Spirito Santo. In Giovanni 15, al versetto 26, Gesù dice: "E quando verrà lui, il Consolatore, che vi manderò da parte del Padre mio, lo Spirito della verità, egli testimonierà di me." Subito dopo dice: "E anche voi mi sarete testimoni perché mi avete conosciuto sin dal principio." Egli testimonierà di me. Chi meglio dello Spirito Santo può testimoniare di Gesù? Ora, qualche versetto dopo, al capitolo 16, al versetto 7-8, Gesù fa delle affermazioni molto forti riguardante lo Spirito Santo, del tipo: "È bene per voi che io me ne vada, perché se io non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado io ve lo manderò. E quando sarà avvenuto, questo poi ne parleremo nei prossimi giorni, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio", eccetera, eccetera. Gesù parla dello Spirito Santo e dice: "Egli testimonierà di me." E subito dopo dice: "E voi sarete i miei testimoni, e voi testimonierete di me." In Atti, al capitolo 1, al versetto 8, Gesù parla dello Spirito Santo ancora e dice: "E voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni, sarete miei testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra." Ora, l'argomento della testimonianza è talmente meraviglioso perché noi possiamo inventarci tutte le tecniche, tutti i modi di testimoniare incredibili, trovare tutte le metodologie per fare le cose secondo le mode, secondo i bisogni delle persone. Questo è buono perché alla fine sono delle cose che parlano della creatività che Dio ci ha dato. Ma non dobbiamo mai, mai, mai dimenticare che chi testimonia realmente di Cristo attraverso di noi è lo Spirito Santo. Chi ha risuscitato Cristo dai morti? E prima di questo, chi ha concepito Cristo nel grembo Vergine di Maria? Lo Spirito Santo. Chi è sceso sopra la vita di Gesù dopo che è stato... Dopo che si è battezzato in acqua, lo Spirito Santo, chi lo ha unto di Spirito Santo e di potenza per compiere segni, prodigi e miracoli, parlare del Padre e portare il regno di Dio in ogni situazione dove lui si trova? Lo Spirito Santo, chi lo ha sostenuto nel momento della prova? Lo Spirito Santo, chi lo ha risuscitato dalla morte? In Romani, al capitolo 8, c'è un versetto bellissimo, dice: "Se lo spirito di colui che ha risuscitato Cristo dai morti vive in voi, come non risusciterà anche i vostri corpi mortali?" Lo Spirito Santo è la persona meravigliosa che ha agito nella vita di Gesù, e Gesù infatti ha detto: "Chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io, anzi ne farà di maggiori perché io vado al Padre." Gesù ci ha letteralmente consegnato nelle mani dello Spirito Santo ed è Lui che testimonia attraverso la nostra vita. Ed è talmente importante per noi comprendere questo principio. Noi non riusciamo a parlare di Gesù e a testimoniare di Gesù se non per la potenza e l'unzione dello Spirito Santo, se non attraverso la sua azione, attraverso la nostra vita. Perché nessuno era nella tomba quando Gesù è risuscitato, se non lo Spirito Santo che ha risuscitato il corpo morto di Gesù dalla morte e lo ha portato dalla morte alla vita. E chi meglio di lui può testimoniare di tutto quello che c'è scritto? Io a volte leggo la Bibbia e dico: "Spirito Santo, tu eri là, tu hai ispirato uomini, hai ispirato donne.
chi meglio di te può spiegarmi determinate cose? Chi meglio di te può testimoniarmi di cosa è successo quando c'è stata la creazione? Lo Spirito Santo aleggiava sulle acque mentre la terra era in forma e vuota. Chi meglio di te può dirmi cosa è successo nel giardino di Eden? Chi meglio di te può dirmi cosa è successo quando le acque del Mar Rosso si sono aperte, quando il Giordano si è aperto? Chi meglio di te può dirmi che cosa è successo quando il Tempio è stato costruito, quando la gloria di Dio è scesa e tutte le persone erano prostrate per terra per la gloria di Dio? Chi meglio di te può testimoniare di quello che è successo sul campo di battaglia con Davide e Golia? Perché tu eri là, tu muovevi quelle persone, tu ispiravi quelle persone e tu eri lì presente. E chi meglio di te può testimoniare di ogni singolo aspetto, di ogni singolo versetto? Chi meglio di te può spiegarmi e può testimoniarmi e può farmi comprendere realmente che cosa c'è scritto? Gesù dice: lo Spirito Santo testimonierà di me. Chi meglio dello Spirito Santo può testimoniare di Cristo in tutto quello che è scritto profeticamente nell'Antico Patto? Chi meglio dello Spirito Santo può descrivere meglio di quello che Giovanni dice in Apocalisse, di quello che realmente Giovanni ha visto scrivendo l'Apocalisse? Chi meglio dello Spirito Santo, che è stato presente in ogni istante della creazione, prima addirittura della creazione, chi meglio di lui può comunicare? Ascolteremo qualcosa di bello nei prossimi giorni rispetto a questo argomento. Lo Spirito Santo, Gesù ha detto, egli è stato con voi, ma egli sarà in voi. E tutta questa abbondanza, tutta questa ricchezza, Dio l'ha depositata di già dentro di te. Non deve venire, non lo invitare, non viene. Non invitare lo Spirito Santo, non viene. Perché una persona che abita già dentro di te e ti dice: ma sei scemo, cioè come fai ad invitarmi se io sono già dentro? Non invocarlo, è già dentro di te. Non chiedergli di fare determinate cose, semplicemente parla con lui, discuti con lui, abbi questa comunione con la persona meravigliosa dello Spirito Santo. La tua vita cambia, la tua vita viene totalmente stravolta, perché lui è reale più della persona che ti sta parlando, lui è reale più del computer o del telefonino che stai tenendo in mano, lui è più reale della sedia sulla quale sei seduto, lui è più reale delle persone che in questo momento ti stanno guardando e che camminano attorno a te, lui è più reale di qualunque altra cosa, perché tutto procede da lui e attraverso di lui. Ah, Spirito Santo, voglio chiederti in questo giorno che ogni singola persona possa sperimentare in maniera gloriosa e meravigliosa la tua presenza nella sua vita. In questo giorno fai cose sorprendenti, fai cose straordinarie, e che ogni singola persona possa essere scioccata, letteralmente scioccata, dalla tua presenza e dalla tua esistenza. Grazie Spirito Santo. Amen. Buona giornata.